Eccoci giunti all'approfondimento di oggi, dedicato al mistero, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi nei telegiornali, al mistero del sottomarino che si troverebbe nei fondali di Isarenas nell'Oristanese, un caso che addirittura è rimbalzato anche in Parlamento. Allora vi lascio in compagnia del lavoro fatto da Andrea Azzori, le immagini subacquee sono in esclusiva, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona giornata. Il giallo di Isarenas c'è tutto, un sommergibile che manca all'appello, il Veniero scomparso nel 1942 con 58 membri di equipaggio dopo un attacco aereo, i racconti dei pescatori tra Puzzuidu e Suvallosu che parlano di reti più volte rimaste incagliate che tiravano su pezzi di ferraglia, due corallari oggi scomparsi Geppetto e Franco Lisini che sembra lo avessero esplorato più volte. La prima segnalazione alla Capitaneria di Oristano a 450 metri dalla torre di Scabesai è del settembre del 2009. Del febbraio 2011 il libro Relitti e navi sommerse della Sardegna di Sergio Pivetta, Giorgio Spazzapan e Gianluca Mirto, edito da Magenes, un volume caratterizzato dal rigoroso approccio storico che riporta a Isarenas c'è un sommergibile cementato. In esclusiva siamo in grado di mostrarvi le prime immagini subacquee che vengono proprio dal fondale di Isarenas. Le commenta al nostro microfono Pierpaolo Porco, istruttore sub di provata esperienza e conosciutissimo speleo sub. Dal fondale emerge questa struttura che è una struttura metallica, metallica perché? Perché battendo in alcuni punti si sente questo caratteristico suono del metallo, quindi se non si guarda attentamente sembra quasi una formazione rocciosa, sembrano delle concrezioni, non è niente di tutto questo. Ho visto un esempio, c'è più avanti di questa immagine che apparentemente sembra proprio una torretta di comando. Più avanti c'è proprio, si vede evidente una valvola dove sono montate delle fascette. E quindi non so, a me viene da chiedermi cosa ci fa questo tubo, questa valvola con queste fascette. Si capisce benissimo che non è una formazione rocciosa. E poi un po' sparsi si trovano altri punti sempre un po' coperti dalla Posidonia, dei sedimenti anche del fondale, ogni tanto emergono delle parti che comunque sono metalliche. E nessun dubbio per Pierpaolo Porcu anche su quello che è forse l'aspetto più misterioso della vicenda, il fatto che il sommergibile sia stato successivamente cementato. Sembra che sia ricoperta da un materiale, non so, potrebbe essere una malta cementizia, anche perché si vede che il peso specifico è diverso da quello roccioso del posto, quindi sembra proprio un materiale che non c'entra niente con la roccia locale. Ma dopo la segnalazione ufficiale del 2009, che cosa ha fatto la Capitaneria di Porto di Oristano? Abbiamo recepito immediatamente la segnalazione, anche se come profondità dell'eventuale relitto eravamo un po' scettici sulla stessa, comunque per essere certi che non ci fosse nulla di interessante anche da un punto di vista umano nei confronti di marinai che hanno fatto la guerra, abbiamo fatto intervenire sia il nucleo subacqueo della Guardia Costiera e poi successivamente il nucleo subacqueo della Marina Militare, ancora più esperto nell'analisi di questi relitti e nella loro conoscenza. Entrambi i sopralluoghi hanno dato un esito negativo, era una concrezione calcarea, degli scogli un po' particolari che potevano far sembrare una silhouette di un sommergibile. Sulla cementificazione del sommergibile ancora più secca la risposta del comandante della Capitaneria, che non crede per nulla alla pubblicazione di Magenes. Assolutamente no, se parla di relitti, quella pubblicazione che sui relitti eccetera eccetera, anche analizzando un pochino la foto che viene riportata di quel pseudo relitto, qualche dubbio sulla sua veridicità la lascia. Difficilmente oggi però potranno rimanere ancora in piedi versioni così diverse e contrastanti. Il caso del presunto sommergibile cementato di Isarenas è infatti scoppiato clamorosamente anche nelle altissime sfere romane, sia militari che politiche.
So che la Capitaneria di Porto si è resa molto disponibile a dare tutte le risposte necessarie, io li ringrazio. So che dall'ammiragliato di Roma si sono già mossi per fare un'ulteriore verifica di questo e quindi io insomma aspetto di avere le risposte relativamente alla interrogazione che abbiamo fatto. È chiaro che se ci fosse un sommergibile, giustamente i cittadini del territorio hanno diritto di sapere se questo è vero oppure no.